storia del mio rapporto con l'Italia è un po' strana. Triste e romantica nello stesso tempo. Ho sempre voluto andarci, e non solo per visitarla, ma per viverci. I miei nonni venivano da Napoli e dalla Sicilia, e ho sempre avuto una grande passione per questo paese. Quando sono cresciuto, passavo molto tempo con mia nonna, che mi ha insegnato a cucinare le sue ricette preferite. Alcuni anni fa è morta, è molto triste. Mi sono trasferito qui per imparare un po' della storia della mia famiglia, per imparare anche per imparare la lingua. Venendo qui volevo andare a Firenze, ma quando sono arrivato c'erano troppo americani e turisti. Tutti parlano inglese, la città mi piaceva moltissimo, ma volevo un posto che rappresenta l'Italia, l'Italia vera. Mi sono ricordato di un libro di John Grisham che ho letto alcuni anni prima con mio papà, si chiama Playing for Pizza, e parla di un giocatore di football americano che si è trasferito qui in Italia. Il libro era ambientato a Parma. Il modo in cui lui ha descritto tutto, le città, la vita, il cibo, era fantastico. E allora ho deciso, ok, perché no, vado a Parma. La storia è romantica perché durante questo periodo ho trovato mia moglie. Se abitavo a Firenze non la trovavo. Adesso il poker è ancora proprio il centro della mia vita. E gioco spesso, specialmente a Macao, ma dopo 10 anni su tavolo sono pronto per un nuovo obiettivo. Sono molto felice per l'opportunità di lavorare con PokerStars perché mi dà la possibilità di raccontare quello che ho imparato e condividerlo con il mondo. Voglio provare ad aiutare il mercato del poker in Italia e far capire alla gente che il poker è soprattutto è un gioco di abilità, dove quelli con più talento vincono, punto. Per arrivare al vertice ci vuole tanto lavoro e la fortuna può solo dare un po' di piccolo aiuto. Poter fare questo in Italia è molto importante per me, perché l'Italia è sempre un posto speciale nel mio cuore.